usare l'arrostino dopo. E purtroppo i cagliarettani e i sardi non conoscono questa storia, che pure è di un interesse enorme. Stavamo dicendo prima che la Sardegna, quei quattro secoli che è stata aragonese, ha visto arrivare qui che portò le sedie. Sardegna Carlo V, siamo al tempo di Lepanto. Infatti, se voi notate, la titolare della chiesa di Sant'Agostino Nuovo è la Madonna d'Itria. Madonna d'Itria che fu praticamente detta dal Papa che Lepanto vinsero la guerra grazie alla Madonna. Carlo V ha lasciato quei 40.000 scudi d'oro che sono serviti per fare a Filippo II che c'era il pericolo che i turchi arrivassero. Se i turchi arrivano di notte, tolgono i cannoni dalle navi, mettono i cannoni sul tetto della chiesa di Sant'Agostino Vecchio e bombardano la città. Allora conviene ruinare chiesa e monastero, e c'è una cappella dove è stato il corpo santo di Agostino. Speriamo che Ripogeo, la tomba di Agostino che sta all'altra parte dell'arco Carlo Felice, dove era appunto Sant'Agostino Vecchio. Lunedì è stata consegnato il lavoro dell'Ipogeo, che fu fatto nel 1654 da donna Elena Brutto, marchesa di Villacini. Quindi questo monumento, che è nel cuore della città, è a un passo dal municipio. Io ho cercato di sensibilizzare la gente e proprio sono andato dal sindaco e gli ho fatto vedere la vita di San Fulgenzio di Ruspe e mi ha detto: e questo dov'è? Lì, dietro il municipio, dove appunto la tomba. Non molti sanno che il Bar Svizzero era il convento di Sant'Agostino. Allora Carlo V lascia i soldi e il figlio Filippo II fa fare questa struttura. Il baluardo appunto per la difesa, soprattutto contro i turchi. La chiesa di Sant'Agostino Nuovo, che i cagliaritani non hanno capito, e quando noi siamo entrati nel 78, sono quasi 40 anni, c'erano 40 metri cubi di moldezza. Ora, questa stupenda applicazione della divina proporzione, è chiaro che va tenuto, vedete là, il codice Sant'Ilario Basilicano, che è stato scritto nello scrittorium Iusta Sepultum Sancti Saturni. Mi raccomando, non dite Saturnino, perché Saturnino era il patrono di Tolosa. Il nostro è Santo Sadurro.
San Saturno. Basta leggere la poesia che ha fatto Fulgenzio, diciamo, questo scritto è conservato in cattedrale, quindi non si può chiedere, non si legge. Comunque è stato riportato nel libro una pagina d'oro della storia ecclesiastica di Sardegna. Ex quibus excelsus Saturnus. Allora, Fulgenzio ha vissuto 100-150 anni dopo che Saturno è stato martirizzato. Se lui lo chiama Saturno, i cagliaritani